Oggi ricorre il quarto anniversario di quel maledetto giorno in cui persero la vita 29 persone, una di quelle tragedie che ha segnato la storia della nostra regione, assieme purtroppo agli altri terremoti che ci sono stati e alle altre sciagure gravi che hanno segnato la storia recente dell'Abruzzo. Noi adesso andiamo in diretta da Farindola, dove c'è il nostro Stefano Recanati che seguirà un po' tutta questa giornata caratterizzata e segnata dall'emergenza Covid, una cerimonia molto diversa rispetto a quella degli altri anni, in forma privata, anche per rispettare le regole anticontagio. Saluto te Stefano e saluto e ringrazio anche Marco Foresta che è lì con te per questo collegamento, che ha perso i genitori il tragico giorno di 4 anni fa. Linea a te Stefano. Buongiorno da Farindola, buongiorno, è iniziata questa mattina la cerimonia in ricordo delle 29 vittime di Rigopiano di quel maledetto 18 gennaio 2017, come hai giustamente ricordato tu in apertura. Lo faremo con Marco Foresta, che andiamo subito a ringraziare e a cui andiamo subito a chiedere qual è il sentimento che si prova ogni qualvolta il 18 gennaio si torna qui a Farindola e a Rigopiano. Beh, è sempre un'emozione fortissima ricordare quello che è successo 4 anni fa ed è sempre difficile, perché sono convinto che gli anni, il tempo non cancella quello che è successo, anzi ci fa sempre, è sempre presente dentro di noi e abbiamo sempre più tristezza e più rabbia. Ecco Marco, quel giorno fu un giorno indimenticabile per tutto l'Abruzzo, negativamente parlando, perché ci fu prima il terremoto della mattina, poi ci fu quella valanga e quelle notizie che arrivavano in maniera spezzettata, non si capiva bene che cosa fosse successo. Ecco, quando è arrivata quella chiamata che purtroppo vi ha dato questa tragica notizia, è sceso il gelo nuovamente nel vostro cuore. Sì. Ricordo come se fosse ieri quel giorno e, come hai detto tu, le notizie erano frammentate, erano incerte, non c'erano certezze di quello che era successo su, finché purtroppo le immagini delle prime ore del mattino del 19 gennaio 2017 ci confermarono quello che purtroppo temevamo e che nessuno però si auspicava e credeva. Ecco, come detto, la mattinata è iniziata presso il municipio di Farindola, perché c'è stato un incontro tra una delegazione del Comitato Vittime di Rigopiano e il sindaco Ilario Lacchetta per parlare di quella che sarà il futuro monumento in ricordo delle vittime di Rigopiano, che nascerà in primavera sui resti dell'hotel Rigopiano, adiacente ai resti dell'hotel Rigopiano, e per questo andiamo a vedere il contributo. Vedrà la luce a breve il monumento dedicato alle 29 vittime della valanga di Rigopiano. Nel quarto anniversario della tragedia, una delegazione del Comitato delle Vittime ha incontrato presso la sala consigliare del Comune il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, che ha illustrato il nuovo progetto, dove saranno posti 29 cubi e una Madonna donati dalla comunità di Orosei. Inoltre il primo cittadino durante l'incontro ha proposto al Comitato la possibilità di intitolare alle 29 vittime la nuova piazza di Farindola. Abbiamo cercato di eliminare tutte le problematiche burocratiche amministrative che hanno seguito l'iter di realizzazione del Giardino della Memoria, quindi ho proposto al Comitato una delocalizzazione che chiaramente resta nel simbolo della memoria, ma che chiaramente vada a prevenire anche ogni tipo di rischio dal punto di vista delle valanghe, quindi acquisendo tutti i pareri dal Core Neva, dalla Soprintendenza e dal Parco, e in sinergia con la provincia di Pescara andremo a realizzare a primavera quest'opera. Ecco sindaco, lei durante l'incontro ha proposto anche di intitolare la nuova piazza che sorgerà nei pressi del municipio proprio alle 29 vittime di Rigopiano. Come è stata presa questa dalla delegazione? C'è stato entusiasmo all'idea, perché è una delle piazze simbolo della rinascita della nostra comunità ed è giusto una piazza che
vada a completare tutta la storia di Farindola, contempli anche il ricordo delle vittime. Ecco, una piazza e un giorno, siamo a 4 anni che non potrà essere dimenticato così facilmente, soprattutto dalla comunità. La ferita è ancora aperta e il tempo purtroppo non va a lenire questo dolore. Soddisfazione dopo l'incontro traspare dalle parole di Nicola Colangeli, che nella tragedia ha perso la figlia Marinella, estetista del centro benessere. Rigopiano diventerà un centro di preghiera, perché non pensiamo che per il turismo ci sta pure sulla preghiera, perché io vado tutti i giorni su e vedo che vengono da San Gabriele, passano a Castello e poi vengono a fare una preghiera, a portare un fiore sui nostri cari. E penso che facendo questo giardino della memoria possiamo dire grazie pure all'amministrazione, a tutti coloro che ci daranno una mano, alla provincia, all'ente parco, a tutti quanti. Speriamo che al più presto possibile, a primavera, vediamo questo giardino della memoria, che, dove possiamo depositare un fiore e fare una preghiera. E allora la memoria è la parola del giorno. Ogni volta che ci troviamo il 18 gennaio a ricordare quanto accaduto, la mia domanda a Marco Foresta è come è cambiata la sua vita da quel giorno. Insomma, è cambiata per noi che non siamo coinvolti in prima persona, ma ha solo ricordo di quelle ore e dei giorni seguenti ci vengono i brividi. Immagino che per lei sia molto più dura, e allora la domanda è proprio quella: come è cambiata la sua vita? Ha detto benissimo, e in quei giorni era talmente confusionaria, talmente piena di notizie, che è stato difficile affrontarlo, ma è stato molto più difficile affrontare gli anni a venire, soprattutto il primo, perché ovviamente la vita di ragazzi come me, che 27 anni, si è trovata proprio stravolta dalla sera alla mattina. Però ci facciamo forza, ci siamo fatti forza tutti insieme e andiamo avanti, perché abbiamo un obiettivo, che è quello della giustizia, che vogliamo portare a termine, e quello ora è quello che abbiamo come obiettivo. Ecco, ha perso i suoi familiari in quella tragedia, ma credo che nella sciagura chiaramente che ha coinvolto un po' tutti abbiate trovato una grande famiglia, che è quella del comitato, e questo mi sembra, insomma, importante, sì, da sottolineare. Sì, siamo diventati veramente una nuova grande famiglia, perché è stato anche molto difficile, perché comunque non siamo tutti abruzzesi, cioè ci sono persone che vengono di fuori, però il dolore in questi casi unisce e non separerà mai quello che siamo diventati e che siamo. Stefano, a te. Sì, si parlava di giustizia, lo ha fatto anche Marco Foresta, a cui vorrei chiedere questo. Marco Foresta, giustizia che dovrà essere ricercata nelle aule di tribunale, però alla luce dei fatti e di quelle sentenze che non sono uscite dalla tragedia di Viareggio, che cosa vi sentite di dire? È il nostro timore dall'inizio, quello purtroppo che si è verificato a Viareggio non più di qualche giorno fa è un colpo al cuore, perché conosciamo quelle persone, ci hanno aiutato in questo percorso e noi vogliamo assolutamente con tutte le nostre forze evitare quello che sta succedendo in questi giorni a Viareggio e che la verità che tutti noi abbiamo nel cuore sia effettivamente quella processuale. Ecco, dalla tragedia di Rigopiano, oltre alle 29 vittime, c'è da ricordare gli 11 superstiti, tra cui quella la storia di Giampaolo Matrone, che ha perso la sua cara amata Valentina, e la sua vita andrà avanti insieme alla figlia Gaia, cui stamattina, lui non sarà presente oggi alla cerimonia, però ha dedicato un videomessaggio alla moglie, e su questo abbiamo fatto un altro contributo video che possiamo mandare in onda.
Una toccante poesia, un breve video e un palloncino speciale, rosso e a forma di cuore, accanto ad altri 28 di bianchi per ciascuna vittima. E una promessa, far uscire la verità e condannare i responsabili. Così Giampaolo Matrone, il sopravvissuto simbolo della catastrofe di Rigopiano, e la figlioletta Gaia di 9 anni, hanno voluto ricordare rispettivamente la moglie e la mamma Valentina Ciccioni, in occasione del quarto anniversario della più grave tragedia sulla neve mai successa in Italia, consumatasi il 18 gennaio del 2017. Il pasticcere di Monte Rotondo, che in quel resort è rimasto sepolto per 62 lunghe e interminabili ore, oltre ad aver perduto la sua compagna di vita, ha riportato menomazioni gravi e invalidanti agli arti. Nella lirica che ha composto esalta la figura di mamma e di Valentina, che prima di volare prematuramente via ha fatto a tempo a lasciare in dono la cosa più bella che ci sia, la piccola Gaia. Matrone, in occasione della giornata in cui ricorre l'anniversario della tragedia, non intende dare altro spazio se non il ricordo ai sentimenti intimi e personali, né entrare nelle tante polemiche legate alla responsabilità di una strage di Stato, ai ritardi, dopo quelli dei soccorsi, di un processo che non ha ancora superato la fase dell'udienza preliminare, alla teoria del terremoto che gli imputati vorrebbero usare per dimostrare l'imprevedibilità dell'evento, al risarcimento statale che tuttavia al momento non prevede nulla per i superstiti. Una cosa però Matrone lo promette alla sua Valentina, una lotta senza sosta per far emergere tutta la verità su Rigopiano e per far sì che chi ha sbagliato e omesso di compiere i propri doveri paghi. E dunque questo è il ricordo di Giampaolo Matrone, della sua cara amata Valentina. I familiari e la spicciolata si stanno riversando sui pressi dell'hotel Rigopiano, dove è rimasto il totem, dove alle 15.30 ci sarà l'alzabandiera, poi la deposizione di alcune corone d'alloro che arriveranno dal Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo, ma arriverà anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Poi alle 16.30 alle 16 ci sarà la messa, la Santa Messa ufficiata da Don Luca, e poi alle 16.48, orario simbolo della valanga, ci sarà il silenzio e questi palloncini che voleranno in cielo a ricordo ancora una volta delle vittime di Rigopiano, perché si faccia presto giustizia, come ha ripetuto più volte ai nostri microfoni in diretta Marco Foresta. E da Farindola per questo collegamento è tutto, gli aggiornamenti nell'edizione delle 19 del TG, a voi. Grazie, grazie a Stefano Recanati, grazie soprattutto a Marco Foresta per il suo contributo, per averci riportato ancora una volta la sua storia alla mente in questa giornata appunto dedicata alla memoria.